Marco Ugolini abbiamo concordato di presentare questo volume in forma di dialogo, proprio perché mi sembra che si tratti di un testo che si presta bene a questo approccio. Già è stato ricordato da chi ha intervenuto in precedenza, il ruolo che il Carmine ha avuto negli anni, negli ultimi decenni della storia della nostra città. Il merito del libro di Ugolini, che in questo si differenzia in maniera significativa da gran parte degli studi storici che hanno affrontato il tema del fascismo nella nostra città, è quello di tratteggiare una storia che non si limita allo studio dei movimenti organizzati, del movimento operaio, dell'antifascismo, ma si propone un obiettivo molto più ambizioso, e è quello di ricostruire una storia dal basso, quindi da una storia delle istituzioni politiche e dei movimenti politici a una storia sociale che allarga lo sguardo ai soggetti, ai protagonisti, gli abitanti di un quartiere. Un quartiere che ha una lunga storia. Naturalmente lo studio di Ugolini focalizza l'attenzione sul ventennio fascista, ma in una bella introduzione fornisce una serie di elementi utili per contestualizzare la storia di questo quartiere. Nel senso che il Carmine già in anni molto lontani acquista la nomea di quartiere malfamato. E questo per una molteplicità di ragioni, nel senso che è un quartiere che nel processo, mi limito a alcune considerazioni che poi potranno essere approfondite, nel processo di industrializzazione della città diventa il luogo di riferimento di larga parte delle forze del lavoro inurbate che vanno a occuparsi nelle fabbriche, del comparto Milano per intenderci, ma in tutte le fabbriche che vengono nascendo nel nostro territorio. Le ragioni della fama negativa del quartiere sono riconducibili all'addensamento della popolazione, al fatto che nel quartiere sono presenti moltissimi postriboli, e il fatto che questo quartiere è a contatto stretto con la città borghese. Corso Zanardelli non dista molto dal Carmine, dal quartiere delle Pescherie, che è stato poi distrutto per lasciare posto a Piazza della Vittoria. Quindi da questo punto di vista, già nell'Ottocento, medici, osservatori sociali, giornalisti cominciano a porre il problema di risanare questo quartiere. L'attenzione è per lo più focalizzata sugli aspetti sociali e sanitari. Sergio Onger, che insegna qui all'università, a pochi passi da noi, ha pubblicato un bellissimo libro che analizza la storia di Brescia, in modo particolare fornisce moltissime notizie appunto sulle interventi molteplici che si susseguono nel corso dei decenni dell'Ottocento e del primo Novecento, sottolineando la problematicità delle condizioni igienico-sanitarie del quartiere e evidenziando anche che a questo si collega una fama legata alla presenza di un sottoproletariato o di forme di malavita che costituiscono un elemento che si integra con questo tessuto sociale. Queste premesse sono necessarie per capire quello che succede nei primi anni dell'immediato dopoguerra, primo dopoguerra, e poi nell'arco del fascismo, che sono al centro dell'indagine di Ugolini. Il fascismo, da un punto di vista ideologico generale, si rapporta a questo quartiere riprendendo atteggiamenti, giudizi che erano consolidati, ma accentua fortemente la dimensione del pericolo sociale. Questo quartiere è malfamato per una presenza di una popolazione proletaria, sottoproletaria, marginale, ma al tempo stesso perché è un luogo dove radicata è la presenza dei movimenti socialisti, dell'anarchismo e via dicendo. Questa connotazione poi trova il momento di evidenziazione, e è l'inizio, se vogliamo, della storia che Ugolini considera, nelle vicende del
cosiddetto biennio rosso, gli anni che seguono la cessazione della guerra. Sono anni in cui Brescia è attraversata da processi di trasformazione violentissimi. Tenete conto che l'apparato produttivo della nostra città nel periodo di guerra assume dimensioni elefantiache. In certi settori, come il settore metallurgico, il numero degli addetti aumenta di 7, 8, 10 volte nell'arco di pochissimi anni. Nell'immediato dopoguerra si assiste a una violenta smobilitazione, con tutte le conseguenze sociali, quindi tensioni, rivendicazioni, movimenti sociali. Larga parte di questi movimenti trovano nel Carmine la loro espressione, per il tessuto sociale del Carmine, ma perché dentro il Carmine inteso in senso lato sono localizzate la gran parte delle strutture di rappresentanza del movimento operaio organizzato. La Camera del Lavoro è in Via delle Grazie, la Camera del Lavoro sindacalista, che nasce poco dopo, è in Piazza Garibaldi, la Casa del Popolo, che viene inaugurata il 1 maggio del 1922, è in Via Marsala, e potremmo proseguire. Una presenza che va dalle organizzazioni, dalle sedi istituzionali, movimento sindacale, movimento politico, associazionismo, ma anche un tessuto di circoli, i centri di vendita dell'Unione Cooperative, osterie che sono al tempo stesso il luogo di incontro di una popolazione indifferenziata, ma anche il punto di collegamento tra gli operai organizzati e, come dire, una popolazione marginale, borderline, tra sovversivismo e malavita. Questo è il tessuto sociale. E qui, appunto, nell'immediato dopoguerra, questa popolazione diventa in larga misura protagonista, soggetto dominante delle tensioni sociali, degli scontri e delle manifestazioni che connotano questo periodo. Il merito di Ugolini è quello di, come dire, inserire questa storia in un arco temporale lungo. Non limita la sua attenzione a alcuni movimenti, a alcune situazioni, ma vede la storia del quartiere dalla fine Ottocento fino alla guerra e alla seconda guerra mondiale e alla resistenza. E il suo è un obiettivo ambizioso che nelle conclusioni enuncia, ma io credo che in larga misura poi sia stato raggiunto. Lui scrive, Ugolini, dallo studio emerge la... No, scusate, allora, la narrazione si propone, la narrazione di una storia dal basso. L'attenzione, cioè, si rivolge principalmente al cosiddetto antifascismo nella realtà viva del paese, che anche nei momenti più bui della dittatura si radica e si concreta, anche in forme spontanee e non organizzate, nelle fabbriche, nei quartieri e via dicendo. La storia del Carmine rappresenta, da questo punto di vista, un tentativo riuscito, io direi, tenendo conto che qualcosa era stato scritto, ma molti elementi rimanevano indefiniti, c'erano dei buchi importanti, non c'erano nessi e relazioni, questo obiettivo viene raggiunto. Io vorrei partire da qui, cioè chiedere a Ugolini, come dire, come è nata l'idea di un lavoro che avesse questo impianto rispetto alla storiografia, diciamo, tradizionale dell'antifascismo. Sì, innanzitutto io mi unisco ai ringraziamenti fatti da Silvia, ringrazio tutti i presenti, i numerosi presenti, e direi che questa è l'ennesima dimostrazione che il Carmine è un quartiere tutt'altro che degradato, come qualcuno ci vorrebbe far credere. E entrando nel merito del mio lavoro, appunto la domanda che mi sono posto prima di partire è stato proprio questo, cioè il Carmine vive, ha vissuto nel corso dei secoli di tanti miti, stereotipi, per lo più negativi, come quartiere a rischio, come quartiere degradato, ma anche un mito che resiste ai giorni nostri, fa parte comunque della mia cultura politica, la nostra cultura politica, cioè appunto quello del Carmine come un quartiere naturalmente ribelle e antifascista, ma come si diceva, non c'è mai, a parte qualche riflessione, alcune fatte anche dal professor Porta qui vicino a me,
però non ha mai avuto un filo conduttore, qualcosa che mettesse nero su bianco questo carattere ribelle antifascista. E quindi il mio obiettivo è stato innanzitutto tentare di andare a motivare e riempire di senso questo mito. E non era, è stata una scommessa, non era assolutamente scontato. Dopotutto il mestiere dello storico è anche tentare e anche smitizzare laddove ci sia da smitizzare. Ma quello che è emerso dal mio punto di partenza e dai miei studi è comunque quello di un quartiere che, senza voler per forza incensare o idealizzare determinati soggetti e determinati atteggiamenti che in certi casi si distinguono molto da realtà tutto sommato simili, tipo l'Oltretorrente, come avevamo analizzato a suo tempo con Margherita Becchetti, però rappresenta sicuramente l'idea di un quartiere naturalmente antifascista in cui si sommano e si coniugano realtà diverse, molto diverse tra loro, ma che comunque tutte accomunate da un radicale rifiuto al fascismo, che si manifesta già prima del fascismo come rifiuto delle istituzioni borghese, delle istituzioni quindi prefasciste, e che hanno una manifestazione molto concreta e molto radicale appunto nel luglio del 1919 con i moti per il caro vita, che seppure a differenza in maniera decisamente meno maggioritaria rispetto ad altre regioni d'Italia, comunque guarda caso hanno il loro epicentro proprio in Via delle Grazie, dove era presente la Camera del Lavoro Confederale, e nelle zone popolari appunto del Carmine, le pescherie e così via, ma che poi si concretizza soprattutto ovviamente con l'avvento del fascismo e con la sua volontà normalizzatrice e prevaricatrice. Ed è qui che avviene subito il primo momento di frizione, ed è una frizione che si regge su soggetti diversi, come dicevo, con modalità diverse, in cui resiste comunque sicuramente l'anima popolare, l'anima sottoproletariato cittadino del quartiere, ma anche l'anima organizzata del Partito Socialista, del Partito Comunista, che comunque comincia a muovere i primi passi proprio in quel momento, degli anarchici e anche degli arditi del popolo, che fanno un po' da catalizzatore di alcune di queste forze, e lo fa in maniera radicale, come naturale che sia, nel senso, lo fa in maniera frontale, scontrandosi soprattutto già a partire dal 1921, ma con una netta impennata tra l'estate e l'autunno del 1922, scontrandosi in maniera diretta con anche delle dinamiche molto, molto simili nel corso di questi periodi, quando troviamo squadre fasciste che tentano sempre più, in maniera sempre più numerosa e sempre più agguerrita, di penetrare e violare il quartiere, che è ritenuto, anche leggendo, come dire, i protagonisti fascisti. Penso per esempio a Pier Alfonso Vecchia, che è un po' il teorico storico, mettiamola così, della rivoluzione tra virgolette fascista bresciana. È interessante anche vedere quello che emerge dai racconti di questa parte politica, e quello che emerge è quello di un quartiere ovviamente disprezzato, ma al tempo stesso temuto. Ed è questo un motivo in cui si spiega comunque la costante volontà di penetrare nel Carmine da parte di queste squadre fasciste sempre più armate, e la risposta del quartiere è comunque molto, molto simile per tutta la durata di questi anni, 21-22, ripeto, e quindi a fronte di scontri, come dire, frontali, diretti, gestiti per lo più dagli arditi del popolo e tutto quello un po' che ne consegue, poi abbracciarsi intorno appunto ai cittadini antifascisti e all'intero quartiere con le sue strutture, con i suoi edifici, e quindi, come faceva accenno prima Pedroni, c'è l'aneddoto forte di Italo Nicoletto, ma che è confermato comunque anche dalle carte di polizia, di come a seguito di ogni tentativo di irruzione fascista nel quartiere, poi la reazione era di tutto il quartiere stesso, lanciando dai tetti di tutto, dai vasi, fino ad arrivare agli escrementi addirittura durante, parallelamente alla marcia su Roma. E quindi è sicuramente
un laboratorio, quello che si vive al Carmine, un laboratorio politico, in alcuni casi anche prepolitico, dove appunto, come dicevo, convivono soggetti e realtà molto diverse. E forse anche questo è uno dei motivi per cui è stata un po' celata questa storia fino ai giorni nostri, e quantomeno esclusa dalla storiografia ufficiale, mettiamola così, più alta della resistenza, per cui magari sottacendo entrambi gli aspetti, per cui da una parte si sottolineava di più l'aspetto più prepolitico, quindi la microcriminalità e così via, escludendo invece anche un aspetto prettamente politico che è dimostrabile, come diceva prima il professor Porta, anche dai luoghi di rappresentazione, di rappresentatività del proletariato bresciano e della sinistra bresciana. E quindi non è un caso che in un'area compresa tra il Carmine e le Pescherie c'erano due camere del lavoro, c'era una casa del popolo, c'erano i molti circoli che diceva il professor Porta, il circolo panettieri, il circolo camerieri, comunque elementi rappresentativi assolutamente del proletariato e anche sottoproletariato cittadino. E questa è ovviamente una dimensione politica molto, troppo spesso sottaciuta, a mio avviso, appunto dai canali ufficiali. E quindi quello che emerge è sicuramente questo, un quartiere endemicamente ribelle in cui si coniugano aspetti diversi tra loro, in alcuni casi anche contrastanti tra loro, perché comunque non è una storia lineare quella del Carmine fatta di solo grandi alleanze, ci sono anche punti di frizione, ma forse questo è quello che rende ulteriormente di più l'epicità anche della storia antifascista di un quartiere qual è quello del Carmine. Ugolini ha brillantemente sintetizzato quello che sono, che, come dire, caratterizza il quartiere negli anni in cui è possibile una resistenza al fascismo. Ma c'è un periodo che possiamo definire quasi di transizione tra la conquista del potere da parte dei fascisti nell'ottobre del 22 e l'emanazione delle leggi eccezionali alla fine del 26. È un periodo che purtroppo è stato molto poco studiato nella nostra città, e credo questo anche per una ragione, come dire, ideologica. So in questo caso di fare affermazioni che vanno controcorrente, ma la tradizione, come dire, ideologica comunista ha in una qualche misura, non dico azzerato, ma sottovalutato, cancellato, rimosso, una presenza socialista che nella nostra città è particolarmente significativa. Credo che tutti voi abbiate sentito mille volte dire Brescia è una città bianca, era una città bianca. Non è vero. Se noi andiamo a vedere i risultati elettorali delle elezioni del dopoguerra, ci accorgiamo che il primo partito in città è il Partito Socialista, con una presenza importante. E questa presenza dura, pur dovendosi misurare con una repressione che diventa sempre più violenta, brutale e capillare, dura fino alla fine del 26. E questo lo si deve alla presenza di un organizzatore sindacale soprattutto, ma anche politico, non bresciano di origine, Domenico Viotto, il quale ha avuto non solo nella nostra città ma a livello nazionale un ruolo di grande rilievo, nel senso che intanto la sua storia personale è una storia, come dire, particolarmente interessante. Comincia giovanissimo, addirittura nei primissimi anni del secolo, la propria attività di organizzatore su posizioni sindacaliste rivoluzionarie molto radicali. È un uomo che gira molto, è segretario della Camera del Lavoro di Vicenza, poi quando c'è il terremoto di Messina corre a Messina con le organizzazioni operaie che aiutano la ricostruzione della città. Anche questa è una costante nella storia del nostro paese: di fronte ai grandi eventi traumatici, ripetutamente nel corso del Novecento noi vediamo le organizzazioni dei lavoratori accorrere per cercare di portare aiuto.
si ferma a Messina, diventa segretario della Camera del Lavoro di Messina, costruisce la Casa del Popolo a Messina e rimarrà lì fino allo scoppio della guerra, quando viene allontanato perché è pericoloso anti-interventista. Va in guerra, viene arrestato e processato nel più importante processo politico contro gli antimilitaristi, il processo di Pradamano, e alla fine della guerra si trova a combattere nella zona, diciamo, dell'Alto Garda. Si ferma in città, diventa ben presto il leader riconosciuto del movimento socialista, per un po' in collaborazione con Arturo Maestri, poi dal 21 in avanti come leader, come dire, riconosciuto e punto di riferimento delle organizzazioni dei lavoratori. Perché faccio questa premessa? Perché proprio all'interno di una storia che non resta angustamente rinchiusa nelle tradizionali partizioni tra organizzazioni o movimenti ideologici, io credo che dobbiamo rileggere la storia del passato con un occhio disincantato da un lato, ma non prevenuto dall'altro. A livello nazionale, l'affermazione del Partito Comunista, che ha avuto un grande rilievo nella storia del nostro paese, ha finito anche negli studi storiografici spesso per accantonare, rimuovere o comunque lasciare in disparte la storia del movimento socialista, nelle sue luci e nelle sue ombre. Perché in una qualche misura il Partito Comunista era visto come l'inveramento del progetto socialista, come la fase matura del movimento dei lavoratori. C'è una parte di verità in questo, ma c'è anche una forma di unilateralità. La storia non è riconducibile, come dire, a una lettura teleologica in base alla quale c'è un progetto che ha un suo esito necessitato e inevitabile. Allora, nella storia del quartiere, Domenico Viotto ha un ruolo molto importante, perché oltre a essere un uomo di estrema sinistra, che resta però nel Partito Socialista, va contro la vulgata che vuole i massimalisti come dei rivoluzionari casinari ma inconcludenti e i riformisti moderati ma che creano le istituzioni del movimento operaio, cooperative e via dicendo. Viotto rompe completamente rispetto a questa vulgata. È un grande organizzatore. Se noi ripercorriamo la storia del movimento socialista, del movimento sindacale, del movimento cooperativo nella nostra città, ci troviamo di fronte a un uomo che, certo con una sua cerchia di collaboratori, però riesce a, in uno spazio di tempo molto limitato, a costruire un sistema organizzativo a livello cittadino e provinciale estremamente ramificato ed importante. Nel centro della città, nel Carmine e nei quartieri immediatamente vicini, Viotto è una presenza costante, è un uomo che vive dentro il popolo, è assolutamente disinteressato a tutte le altre vicende che possono esserci. E non a caso è protagonista, tra le altre cose, della costruzione, della inaugurazione della Casa del Popolo. Siamo nel 1 maggio del 1922. In Italia, in questo periodo, gran parte delle organizzazioni del movimento operaio sono state devastate dal fascismo. In controtendenza, Viotto addirittura acquista uno dei palazzi nobiliari più importanti della nostra città, Palazzo Zoppola, e ci costruisce la Casa del Popolo. Ci mette come sede la Casa del Popolo, ma non è solo la Casa del Popolo, è il luogo di riferimento di un sistema di associazioni, organismi che hanno un loro radicamento importante: l'Università Proletaria, il Teatro del Popolo, le cooperative, la biblioteca, un ambulatorio medico e via dicendo. Il suo obiettivo è quello di, come dire, consapevole che la situazione sta precipitando, perché è un uomo molto concreto, non molto ideologico ma molto concreto, che la situazione sta precipitando, si pone l'obiettivo, come dire, da un lato di costruire una sorta di cittadella dentro la quale resistere e dall'altro anche però di consolidare
una sorta di mito, la casa del popolo, questo grande palazzo. C'è una bella fotografia dello studio Negri che ho pubblicato molti anni fa, in cui si vede il giorno dell'inaugurazione, l'interno di Palazzo Zoppola strapieno di gente. Viene il più importante dirigente nazionale del Partito Socialista, che è Giacinto Menotti Serrati. L'obiettivo di Viotto è qua. C'è anche un momento di tensione. Allora, vado in difficoltà perché io ho problemi di musica. È interessante quello che Viotto nelle sue memorie dice. La scelta di inaugurare una casa del popolo come Palazzo Zoppola è una scelta che risponde al desiderio di lasciare nella memoria dei lavoratori della città un segno importante della, come dire, maturità del movimento operaio. Su questo versante i comunisti, la piccolissima pattuglia dei comunisti bresciani, criticano dicendo non bisogna costruire le case del popolo, le case del popolo più belle sono quelle che sono state distrutte perché sono le più combattive, dobbiamo andare nelle piazze, nelle vie. È un discorso che in una certa parte ha ragione d'essere, ma dall'altro lato, come dire, semplicemente ripete una parola d'ordine che alla prova dei fatti mostra i propri limiti. Scontrarsi con gli apparati del fascismo, ma con gli apparati dello Stato che ne sono un supporto fondamentale, è sostanzialmente impossibile. Perché tutte le volte che i fascisti vanno all'attacco di cooperative, di leghe, di associazioni operaie, socialiste, comuniste o cattoliche, dietro di loro, a fianco di loro, dopo di loro arrivano i carabinieri, arrivano le forze pubbliche che, quando questi non riescono nella loro operazione, li appoggiano addirittura. Quindi perché mi soffermo su questo aspetto? Perché è molto importante tenere conto che in questo arco di tempo, anche se in maniera non visibile, come poteva essere stato negli anni precedenti, la presenza nel quartiere è una presenza viva, vivace, molto importante. Ugolini giustamente dedica un capitolo alla storia della Casa del Popolo, perché è, come dire, il momento più alto da un punto di vista di organizzativo della presenza nel territorio, del quartiere, delle organizzazioni operaie, ha un alto valore simbolico e anche un passaggio alla resistenza successiva. Ecco, su questo aspetto mi sembra che sarebbe interessante che tu, come dire, ti soffermassi. Cioè gli anni dal 22 al 26, inizio del 26. Sì, infatti, diciamo, Domenico Viotto rappresenta un vulcano di militanza che è ovviamente l'elemento più ostile al regime, quantomeno, che traspare dalle carte di polizia. Non è un caso che almeno fino al 26 in tutte le relazioni di polizia, che prendono ovviamente in rassegna i vari partiti politici ostili, quello che emerge come più pericoloso ovviamente è il Partito Socialista Massimalista e in particolare Domenico Viotto. E infatti io ho trovato molto una sovrapposizione tra i due soggetti, cioè il Partito Socialista diventa Viotto e quindi, e secondo me questo è una forza ma al tempo stesso anche un limite, per cui infatti parlavamo proprio ieri, io parlo di una linea attendista, pacifista del Partito Socialista che a posteriori verrà criticato. Vai. Prova. C'è problema. E intanto andiamo avanti. Quello è, appunto, dicevo, quello che secondo me manca, ma chiaramente con il senno di poi, quindi a posteriori, ma cosa che invece è una riflessione che viene messa in campo da altri soggetti della sinistra in quel momento, è un'idea che probabilmente sarebbe risultata comunque fallimentare, vista ormai i numeri e l'aggressività del fascismo, ma... Oddio. Prova? Vai. Bene, perfetto. Siamo riappropriati.
appropriati del microfono. L'idea, quindi, dicevo, anche a livello socialista, e a mio avviso questo manca, di creare comunque formazioni di autodifesa del proletariato e delle sue istituzioni. E secondo me a questo proposito è emblematica un articolo su Brescia Nuova, quindi organo ovviamente del Partito Socialista Bresciano, del 12 agosto del 2022, in cui si legge: dato che l'attacco alle nostre istituzioni era previsto, avremmo anche potuto con una certa facilità pensare alla loro difesa. Ma l'esperienza ci ha ormai insegnato che la difesa dei proletari e le proprie istituzioni ritorna quasi sempre a loro danno. I tricolorati trovano sempre modo di far credere alle autorità di essere vittime dell'imboscata comunista e di far unire i militi alle loro sante imprese. E comunque questa critica verrà a posteriori fatta anche da Domenico Viotto, in questo caso, come ne parlavamo ieri, verrà fatta al partito a livello nazionale, alla scelta pacifista del partito a livello nazionale. Infatti sempre Viotto dichiarerà appunto l'avere costantemente posto l'accento nella nostra propaganda sulla necessità della pace, l'avere sostenuto in tutte le occasioni che noi eravamo il partito della fratellanza che rifiutava il ricorso alla violenza, aveva progressivamente creato tra gli operai e i contadini uno stato di impotenza, un diffuso rifiuto a ricorrere alla forza. Quindi questo secondo me è il limite, ovviamente a posteriori, o quantomeno la differenza tra il Partito Socialista Massimalista, che comunque partecipa, i militanti socialisti comunque partecipano attivamente agli scontri dell'estate e dell'autunno del 22, perché questo comunque emerge dalle carte di polizia. Forse non c'è quest'idea di autoorganizzazione, di formazione e di difesa del proletariato che invece hanno ben chiari gli arditi del popolo, e in maniera molto minore, ma comunque presenta anche i comunisti con l'idea di formare queste appunto formazioni di difesa del proletariato. Quello che se però è sicuramente il merito del Partito Socialista, come diceva il professor Porta, è di andare oltre la difesa dalle spedizioni squadriste, che in quel momento ovviamente purtroppo costituiscono l'ordinarietà, e lo fanno attraverso soprattutto un'idea di associazionismo e di tentativo che poi prende forma appunto attraverso la Costituzione della Casa del Popolo, il tentativo di creare quello che diventi il luogo simbolo, il centro propulsore, come ebbe modo di definire Domenico Viotto, proprio il centro propulsore di tutte le istanze politiche, sindacali, ma anche, e qui a mio avviso sta la genialità del personaggio, sociali e culturali del proletariato bresciano e sottoproletariato. Quindi ovviamente la Casa del Popolo è rivolta al proletariato cittadino, ma anche e soprattutto a quel sottoproletariato di cui si parlava nel precedente intervento, che ovviamente vive in maniera viscerale il quartiere. Dopotutto la Casa del Popolo viene costituita di fatto nel Carmine, in via Marsala, tra il civico 31 e 33, in un edificio storico molto bello, il Palazzo Zoppola, già Avogadro, e all'interno di questa esperienza, che è comunque molto breve, perché ovviamente gli anni sono drammatici, la Casa del Popolo viene inaugurata il 1 maggio del 1922 e di fatto viene venduta nel marzo del 1924, quindi meno di 2 anni, però in questi 2 anni sono 2 anni molto intensi, in cui all'interno di questo edificio, di questo luogo, trovano spazio comunque una molteplicità di associazioni politiche, sociali e culturali che non ha precedenti. A mio avviso addirittura trova spazio la banda musicale che tiene la banda proletaria che tiene concerti ciclicamente nel cortile. Trova spazio l'università proletaria, quindi con l'idea appunto di che la cultura sia accessibile a tutti, in primis al proletariato e sottoproletariato cittadino. Trova spazio il gruppo Amici dell'Arte, il gruppo socialista Amici dell'Arte del mio quasi omonimo Ugolini, e quindi oltre che ovviamente le varie associazioni di categoria, sindacali e così via.
questa è un'esperienza secondo me fondamentale per il proletariato bresciano, proprio per questa idea di diventare un centro propulsore degli interessi di questi soggetti. E è abbastanza interessante proprio per dimostrare anche qual era il clima di forte divisione già allora in questo mondo della sinistra bresciana, la dichiarazione che già accennava il professore successiva all'inaugurazione dei comunisti. Infatti sulla voce dei comunisti si fa un po' la metafora che questa Casa del Popolo è un po' come un bel cappello sulla testa di uno straccione, come intendere insomma che questo edificio, se svuotato della lotta di classe e dell'idea che bisogna uscire nelle strade e riprendersene, diventa un edificio che rischia di essere la prigione del proletariato, cosa insomma a mio avviso abbastanza discutibile proprio con l'intento pedagogico, culturale e politico che stava alle spalle di questo edificio. Edificio che a mio avviso ha anche un'altra peculiarità interessante, in cui microstoria e macrostoria si intersecano a un certo punto sul finire della storia appunto della Casa del Popolo, visto che sul finire del 24 ormai il processo di fascistizzazione della città è assolutamente a buon punto, viene fascistizzata l'Unione Cooperativa di Consumo, che era un po' il centro propulsore economico anche della Casa del Popolo, e a quel punto diventa inevitabile che sulla base anche di tutta una serie di debiti che ovviamente la Casa del Popolo aveva nei confronti della cooperativa di consumo, che anche la Casa del Popolo venga fascistizzata. E a un certo punto nel marzo del 1924, quando ormai è abbastanza scontato l'esito e la fascistizzazione della Casa del Popolo, con un colpo a sorpresa Domenico Viotto vende in gran segreto, rispetto ovviamente ai vertici e alla dirigenza del fascismo bresciano, vende la Casa del Popolo ad Annunzio, che è probabilmente anche con un'operazione abbastanza non propriamente lineare e trasparente, acquista a un prezzo sicuramente più basso dell'ore la Casa del Popolo, suscitando le ire dei vertici del partito fascista, che ovviamente in quel momento stavano puntando ad acquisire la Casa del Popolo. E in questo caso appunto si intersecano, come dicevo, micro e macro storia, perché a seguito di questa acquisizione il prefetto, molto irritato, nomina un suo commissario che a sua volta irrita D'Annunzio, quindi c'è un carteggio di telegrammi che vedi D'Annunzio rivolti a Mussolini, anche se poi in realtà non è Mussolini che risponde in prima persona, proprio scocciati, D'Annunzio molto scocciato su questa nomina di questo commissario prefettizio, sostenendo invece il grande valore che lui intende dare a quel luogo. E quindi ha trovato abbastanza interessante anche la conclusione di questo edificio, che ripeto, pur nella sua brevissima storia, rappresenta comunque un punto importante per la città. Un punto importante anche perché questo edificio riesce, anche ricollegandomi alla tua domanda, riesce anche a resistere allo squadrismo, perché di fatto inaugurato il 1° maggio, la prima aggressione, il primo attacco lo subisce già nell'agosto, che è meno ingente di quello che poi invece succede sul finire di ottobre, quando di fatto la Casa del Popolo viene incendiata, bruciata, occupata. I fascisti infatti restano per più giorni a presidiare la Casa del Popolo, ma nonostante questo, grazie all'impegno, alla militanza di soprattutto Domenico Viotto e chi con lui, la Casa del Popolo risorge, viene ristrutturata e quindi riesce a sopravvivere di fatto per altri 2 anni, fino più o meno al 1924. Dopodiché, fino al 1926, come dicevo, quello che resiste ormai è un antifascismo che è ancora una via di mezzo tra l'antifascismo cospirativo degli anni del decennio successivo e un antifascismo più frontale. Quello che è chiaro è che episodi come quelli che avvengono nell'estate del 22, nell'ottobre dello stesso anno, non si verificano più, se non alcuni casi sicuramente meno incisivi. Per esempio mi è capitato di trovare sempre nelle carte di polizia
una forte protesta che si viene a creare nel quartiere vicino alla chiesa di San Giovanni, una protesta degli abitanti che dall'oggi al domani si vedono le proprie case dipinte col tricolore. Già in quel momento, agli occhi di quella porzione urbana, il tricolore è già il fascismo. A parte questo episodio, si arriva quindi al 26, quando di fatto viene totalmente spazzata l'opposizione antifascista socialista dalla repressione, e a mio avviso resistono un attimo di più, fino alla fine degli anni 20, i comunisti, che forse pure in maniera assolutamente minoritaria nei numeri sono comunque forse più predisposti già naturalmente all'attività cospirativa, che poi si manifesterà in maniera un attimo più incisiva, ma sempre ovviamente con i limiti enormi imposti dalla repressione fascista nel decennio successivo. Nel riferimento che Ugolini ha fatto a questa vendita di Palazzo Zoppola ad Annunzio, forse merita una piccola, non dico divagazione, ma una piccola notazione. Non si spiegherebbe un'operazione del genere se non si tenesse conto che, al di là anche qua di una lettura molto schematica, in parte oggi superata, si continuasse a vedere D'Annunzio come un fascista della prima ora. Le cose non stanno in questi termini. Negli anni 23-24, Gardone Riviera, il Vittoriale, diventa il luogo dove vanno tutti gli antifascisti, anche i comunisti, perché pensano che in quel contesto politico l'unico riferimento possibile per una lotta contro il fascismo vittoriosa sia il potere tirare D'Annunzio dalla propria parte. E in questo contesto si spiega, come dire, la disponibilità di D'Annunzio a giocare questa operazione, perché sa benissimo che nell'acquistare questo palazzo fa uno sgarbo clamoroso a Mussolini e al fascismo. C'è un episodio da questo punto di vista significativo. I fascisti a un certo punto arrivano a Palazzo Zoppola, vogliono occuparlo di nuovo militarmente, prenderne possesso in maniera definitiva. E a questo punto dicono: guardate, voi non potete entrare. Perché? Perché la casa è del principe di Montenegro. D'Annunzio era stato nominato pochi giorni prima principe di Montenegro. Si capisce che i fascisti se la prendono molto fortemente, e Viotto e i suoi più stretti collaboratori sono pesantemente aggrediti e bastonati, cosa che si ripete nell'arco del tempo. Questo proprio per, come dire, allargare il discorso. Le vicende locali hanno una loro specificità, ma spesso ci sono queste connessioni, questi legami con l'altro. Questa considerazione mi consente un salto, se vogliamo, salto quasi a pie pari, ma ci torneremo, il periodo degli anni, fine anni 20, anni 30, per arrivare ad uno dei momenti cruciali nella storia del quartiere del Carmine, e cioè la strage di Piazza del Rovetta, che avviene tra il 12 e il 13 novembre del 43, che, come dire, forse è stato uno degli elementi che hanno animato poi il bisogno di una ricerca che contestualizzasse questa vicenda, spesso letta correttamente per certi aspetti, ma in maniera circoscritta, non vedendo i precedenti, non vedendola in un percorso lungo della storia. Per certi versi, così come i morti che ci sono nelle vicende dell'agosto e dell'ottobre del 22 aprono la stagione del fascismo, ormai come dire avviato alla conquista del potere, quelli di Piazza della Rovetta, quindi di Piazza Rovetta, chiudono la storia, anche se poi c'è ancora un seguito fino al 45. Perché dicevo il rapporto locale nazionale? Perché è possibile anche in questo caso, come si era fatto per la difesa del Carmine con la difesa di Parma dall'aggressione fascista, come dire,
contestualizzare in un profilo più ampio la vicenda di Piazza Rovetta. Abbiamo detto 12-13 novembre del 43. Se noi ci spostiamo, non neanche di tantissimi chilometri, andiamo a Ferrara, negli stessi giorni si ripete un episodio analogo. La strage di Ferrara, in questo caso i morti ammazzati. In questo caso i morti fucilati, gli antifascisti fucilati saranno 11. E anche in quel caso la strage fascista, che poi viene raccontata da Giorgio Bassani nelle sue 5 storie ferraresi e che diventerà un film di Florenzano dai Pancini, La lunga notte del 43, è determinata da un'azione dei GAP, come era avvenuto anche qui a Brescia, che avevano ucciso il federale Igino Ghiselli, federale di Ferrara. C'è un nesso sempre tra ciò che accade in un luogo e in un altro, quando questi episodi hanno una valenza significativa. La resistenza al fascismo che scatena l'azione violenta, brutale e repressiva. A Parma è l'unico caso nella storia d'Italia, i fascisti vengono respinti. Al Carmine però c'è una resistenza significativa. Tenete conto che per spegnere questa resistenza interviene un'auto blindata, cioè voglio dire, non sparano solo colpi di rivoltella o danno bastonate o sparano fucilate, intervengono anche le forze dell'ordine che sparano in maniera indiscriminata usando armi pesanti. E nel caso dei morti di Piazza Rovetta, ancora una volta siamo in presenza, come dicevo, di un episodio che si iscrive nella storia locale con una forte connotazione, quasi l'elemento finale e emblematico di una vicenda repressiva, con la storia nazionale, dove episodi analoghi, il caso di Ferrara è paradigmatico, si ripetono. Ma la vicenda della strage di Piazza Rovetta ha un valore paradigmatico anche per un'altra ragione, che suona, come dire, inveramento e conferma di quanto Ugolini, nell'arco della sua ricostruzione, di quanto anche ha detto in precedenza, sostiene. Cioè, siamo in presenza di una resistenza, e è l'aspetto più interessante in assoluto della tua ricerca, una ricerca che nasce dall'incontro di una pluralità di soggetti, organizzati e disorganizzati, socialisti, comunisti, anarchici, repubblicani, e però esponenti popolari, diciamo, e anche esponenti di quella che in un bellissimo libro Danilo Montaldi molti anni fa aveva chiamato la leggera, il movimento della leggera, cioè questi personaggi a cavallo tra sovversivismo e malavita. È anche, direi, la parte in assoluto, secondo me, più incisiva del lavoro di Ugolini, perché le biografie che lui analiticamente ricostruisce delle vittime della strage di Piazza Rovetta sono, come dire, una sorta di esemplare rappresentazione di quella che è stata la resistenza antifascista del Carmine, perché qui ritroviamo anarchici che diventano comunisti, persone del tutto innocenti e aliene da un impegno politico, e poi anche una figura che, secondo me è di straordinario interesse. Lavorando a livello nazionale sulle carte dei confinati, quante volte mi sono imbattuto in figure simili a quelle di Pezzagno, che è una delle vittime. Siamo lontanissimi dall'idea del militante antifascista con una sua storia lineare, l'impegno nel lavoro in fabbrica, l'iscrizione al Partito Socialista o al Partito Comunista o al Movimento Anarchico, una capacità di difendere le proprie convinzioni, una vita moralmente ineccepibile. Qui siamo in presenza di un personaggio che veramente è fuori dalle righe,
La sua biografia comincia con una, come dire, impegno non nel sociale, ma viene mandato in riformatorio giovanissimo. Dal riformatorio passa al carcere, dal carcere esce e va incontro a una serie di traversie. Nella prima guerra mondiale è un disertore e viene condannato addirittura pesantemente. Anche questo però è una costante. Se noi andiamo a vedere i fascicoli degli antifascisti a livello nazionale, quante volte ritornano figure di uomini, ovviamente molto meno, donne, che hanno avuto, come dire, percorsi come questi. Disertori alla prima guerra mondiale, vicini o addirittura partecipi attivamente del movimento degli arditi. Ma nel caso di Pezzagno, c'è ben altro. Se noi guardiamo, come dire, il suo curriculum vitae, che Ugolini ricostruisce con grande puntualità e senza nessuna autocensura, siamo lontanissimi dall'immagine dell'antifascista, come dire, tutto d'un pezzo. Qua di gran lunga prevalente è la dimensione malavitosa, è anarchico. Ma sappiamo che l'anarchismo, come dire, è una sorta di contenitore nel quale ci sono delle straordinarie figure di militanti. La storia dell'anarchismo è una delle grandi pagine della storia del movimento operaio e che ha avuto un enorme rilievo anche nella formazione politica di quadri socialisti e comunisti. Non c'è quasi autobiografia di militante socialista o comunista che non dica che nei primi anni della sua formazione ha conosciuto qualche anarchico che gli è stato maestro. Però nell'anarchismo ci sono spesso anche figure di questo tipo. Quindi la presenza qui di una figura come Pezzagno tra le vittime di Piazza Rovetta, come dire, conferma questo carattere composito, eterogeneo, non riconducibile a un'immagine marmonia, eroica, come dire, spesso codificata anche nella storiografia. La resistenza antifascista, proprio perché è resistenza spesso popolare che nasce dal basso, incontra soggetti diversi ed espungere la loro presenza è un modo sbagliato di fare la storia, perché il rischio grosso qua è che poi a un certo punto arrivi qualche storico revisionista il quale dice: ma qua l'antifascismo erano tutti dei malavitosi, della gente che entrava e usciva dalla galera per furti, perché picchiava la moglie, perché ne faceva di tutti i colori. C'erano, ma così come la realtà sociale è complessa in tutti gli ambiti. Torniamo all'articolo di Gino Briosi, il farmacista che aveva la farmacia all'inizio di Via Milano, che scrive una bellissima cronaca critica nei confronti di ciò che, dell'immagine che del Carmine si aveva. Beh, voglio dire, il sottolineare il carattere popolare significa avere la capacità di cogliere la complessità che è di tutta la storia, non solo dell'antifascismo. Le 10 giornate di Brescia non sono mica fatte tutte da persone ineccepibili. Non c'è movimento sociale di massa, ma la rivoluzione francese, che non veda la presenza di figure sovversive, di marginali, di gente che si mette dentro nel movimento. Nell'Ottocento, se noi andiamo a vedere la politica repressiva dell'Italia liberale, il sovversivo, anarchico, socialista era giudicato pericoloso altrettanto del personaggio borderline. Perché questo, se c'era un movimento sociale, c'era. Ancora Giolitti sottolinea il nesso tra miseria, marginalità e rivolta. Quindi da questo punto di vista il discorso, e qua andiamo al nocciolo della tua ricerca, come dire, ci propone una lettura non imbellettata, non edulcorata, non attenta, come dire, a rimuovere ciò che può sembrare scandaloso. Ma questa è la sua ricchezza, perché è la ricchezza della vita, della socialità complessa. Del resto, torniamo a Briosi. Briosi sottolinea: ma i borghesi sono tutti belli, impomatati, corretti, onesti, sono gli stessi che vanno a prostitute nel quartiere del Carmine, sono gli stessi che sfruttano gli abitanti facendo loro pagare dei prezzi infiniti. È una storia vecchia,
Io mi ricordo ancora qualche anno il sindaco Corsini che mi raccontava della fatica che doveva fare per evitare che in un solo appartamento ci fossero 10-12 persone. Per caso erano gli stessi che votavano Lega e poi dopo facevano una polemica contro gli immigrati o contro la presenza di questo sottoproletariato. Sì, diciamo, sono state sollevate tante argomentazioni. Primo su tutti, visto che hai citato Briosi, secondo me appunto in quell'articolo, che di fatto è una delle pochissime testimonianze positive del quartiere subito dopo gli scontri, le barricate dell'estate del 22, di questo giornalista per passione, titolare di una farmacia verso Porta Milano, è l'unica testimonianza, come dire, positiva e forse per questo ancora più degna di lode, in cui in un lungo articolo appunto nella sua rubrica Tra una pipata e l'altra, si chiamava così, su Brescia Nuova, si legge: i carmelitani sono popolo, non plebe, insofferenti di soprusi, impulsivi, impetuosi e pronti a rintuzzare le offese, ma altrettanto generosi e delicati nella pietà e nel dolore. E a mio avviso, come sottolineava all'inizio il professor Porta, è possibile vedere, e questo forse è qualcosa che mancava nella lettura storica dell'eccidio di Piazza Rovetta, un filo conduttore. E io ho trovato assolutamente un filo rosso, un filo nero, purtroppo, che collega che parte appunto dalle barricate e dagli scontri durissimi lungo le vie del quartiere nel 1922 e arriva appunto come apice nella notte drammatica tra il 12 e il 13 novembre con l'eccidio di Piazza Rovetta. Ed è emblematico come i luoghi siano gli stessi, cioè il quartiere del Carmine, ma anche i personaggi, i protagonisti siano gli stessi. E quindi tra le vittime dell'eccidio di Piazza Rovetta troviamo quell'Arnaldo Dall'Angelo che nelle carte di polizia viene arrestato proprio in occasione degli scontri del 22, lo stesso Mario Donegani e tanti altri, ma anche da parte fascista. Non è un caso che chi compie l'eccidio di Piazza Rovetta sono una trentina di poliziotti e soprattutto altrettanti militi fascisti guidati proprio da quel Ferruccio Sorlini che assieme al fratello Mario sono molto molto aggressivi e molto protagonisti dello squadrismo degli anni 20 in città come in provincia. E quindi c'è questo filo conduttore, e un filo conduttore che è assolutamente dimostrabile proprio dalle biografie politiche delle vittime, così come dei protagonisti e degli obiettivi dell'eccidio di Piazza Rovetta. Infatti questa brutale azione di rappresaglia che vede come protagonisti, come dicevo, una trentina di poliziotti con altrettanti militi fascisti al seguito, si muove per le vie del quartiere con una lista, una lunga lista di nemici da colpire in particolari contingenze. E quindi viene colpito Arnaldo Dall'Angelo, viene colpito per sbaglio Guglielmo Perinelli, che operaio 61enne, ha la sola colpa di sporgersi alla finestra mentre stanno passando le squadracce fasciste in via Fratelli Bandiera, e probabilmente un po' sordo, non capisce subito la situazione, scende e viene crivellato di colpi sul portone di casa. Al suo posto i fascisti avrebbero dovuto colpire invece quello che è forse la figura più politica, il profilo più politico che analizzo, cioè quello di Giuseppe Andrini, che è comunista della prim'ora e combatte il fascismo per tutta la sua vita e che riesce a fuggire in quella drammatica notte tra il 12 e il 13 novembre. Viene colpito appunto Rolando Pezzagno, che invece, come dicevi bene tu prima, rappresenta l'anima popolare, l'anima ribella, l'anima del sottoproletariato cittadino, venditore ambulante ufficialmente con la bancarella in piazza del mercato, che di fatto la sua carriera politica ma soprattutto criminale inizia da molto prima del fascismo. Infatti il primo documento ufficiale che ho trovato relativo a lui, appunto quello che dicevi tu del riformatorio in provincia di Torino,
in cui curiosamente si fa cenno in realtà alla sua abilità di grande propagandatore anarchico, ma anche si fa cenno a una peculiarità forse un po' curiosa per quel periodo, meno sicuramente oggi, cioè i tatuaggi. Infatti Rolando Pezzagno ha molti tatuaggi lungo tutto il corpo, tra cui quello che spicca di più è uno che incita Gaetano Bresci. Comunque la sua carriera, tra virgolette, appunto tra il criminale e il politico, va avanti durante la prima guerra mondiale. Ovviamente uno spirito così indomito e ribelle non poteva adeguarsi al rigore bellico, e per questo viene condannato all'ergastolo e poi amnistiato. E poi la sua vita durante il fascismo è una vita estremamente turbolenta, in cui colleziona tutte le maglie possibili della repressione fascista e tutti i reati possibili, soprattutto quelli volti contro la proprietà privata e non solo. Infatti, in effetti, un dubbio che ho avuto nello scrivere, cioè non lo nascondo, è stato esattamente quello che diceva il professor Porta, cioè incontrando anche la dimensione più scivolosa, comunque viene condannato per aver indotto la prima moglie alla prostituzione, viene denunciato per percosse alla seconda. Mi sono posto questo dubbio, ma al tempo stesso, come si diceva prima, l'obiettivo generale del lavoro era proprio quello di andare oltre un'immagine granitica dell'antifascismo e della resistenza, che ha tenuto forse fino a qualche anno fa perché tenevano gli ideali che stavano dietro la resistenza. Oggi che si sta un po' sgretolando tutto, forse a mio avviso è meglio andare anche a smitizzare laddove c'è da smitizzare, ma senza poi prestare mai il fianco, ma anzi giocando in anticipo su quel revisionismo politico televisivo che ha preso sempre più piede negli ultimi anni. E quindi, appunto, dicevo, la figura di Pezzagno, ma anche la figura di Mario Donegani, perché un'altra persona, un altro personaggio che è un po' escluso dalla storiografia sull'eccidio di Piazza Rovetta, è Mario Donegani, un altro anarchico molto conosciuto in città, che poi sembrerebbe probabilmente dopo l'esperienza al confino anche lui diventa comunista. Mario Donegani ha una vita estremamente incredibile, visto che i fascisti, come già fatto con i nomi già precedentemente detti, vanno a prenderlo sotto casa, lo trascinano fuori, lo bastonano in Piazza Rovetta, lo portano poi in Piazza Loggia, dove aveva sede la famigerata 15ª Legione Fascista Leonessa, lo sottopongono a ore di torture e poi lo fanno uscire per giustiziarlo. Quindi sparano, lui sviene, i fascisti credendolo morto lasciano il suo corpo abbandonato a pochi passi da Piazza Loggia. Riesce a rinvenire anche grazie all'aiuto di una staffetta partigiana, riesce a fuggire sui ronchi, ma qui è troppo ferito in quel momento, e quindi sfidando e rischiando l'arresto va a farsi curare all'ospedale, dove viene arrestato e a questo punto anche per lui inizia quella che è la deportazione, prima in Liguria e poi dalla Liguria viene destinato a un campo di concentramento in Germania. Lungo il tragitto che lo avrebbe portato a questo campo di concentramento riesce a scappare, ma anche per lui, diciamo, l'appuntamento con la morte è solo rimandato. Infatti poco meno di un anno dall'eccidio di Piazza Rovetta, nell'ottobre del 1944, dopo essersi aggregato alla 122esima Brigata Garibaldi, a seguito di un rastrellamento fascista, il suo corpo viene fatto prigioniero in un cascinale, appunto in Varsavia, e lì viene bruciato vivo, quindi morendo da eroe partigiano anch'egli, nonostante era riuscito appunto a sopravvivere quasi miracolosamente all'eccidio di Piazza Rovetta. Come dicevo prima, quindi io ho identificato questo filo conduttore, un filo conduttore che parte appunto dal 22, dagli scontri del 22, ma passa anche negli anni 30, nel momento, come dire, più oppressivo, più rigido della storia italiana, quindi ovviamente anche bresciana. Il Carmine riesce a essere in qualche modo protagonista, ovviamente con tutti i limiti all'azione politica di quel momento,
ed è proprio uno dei protagonisti dell'eccidio di Piazza Rovetta, cioè Arnaldo Dall'Angelo, grazie al quale, intorno al quale, a partire dal 1936, quando Dall'Angelo ritorna anche lui dall'esperienza del confino, riesce a costituire un gruppo molto coeso, formato per lo più da operai, giovani, per lo più sconosciuti alle forze dell'ordine fino a quel momento, che con praticamente lo spazio di agilità pressoché nullo di quel momento riescono comunque in qualche modo a mettere in piedi una rete antifascista, clandestina e comunista che arriva almeno fino alla fine degli anni 30, quando poi anche questa rete viene smantellata, ma a quel punto poi si entra in quella che poi sarà la RSI, con a sua volta comunque tutta una sua peculiarità, che a sua volta comunque ancora una volta la costante di colpire il Carmine in termini repressivi di fatto per tutta la sua esistenza fino al 45. Ma proprio a proposito dell'attività politica organizzativa di Dall'Angelo, la ricerca secondo me bene evidenzia la difficoltà che negli anni 30 l'antifascismo incontra. Di solito quando si parla del fascismo, soprattutto a persone delle ultime generazioni, immagino che la violenza del fascismo sia stata la violenza squadristica dei primi anni 20, che c'è stata, è importante, è terribile per molti aspetti, con vicende drammatiche. Ricordo un caso famoso a Torino, dove i fascisti vanno nelle case degli organizzatori sindacali e politici, ne massacrano parecchi, uno viene legato ad un camion, era segretario della FIOM di Torino, trascinato per le vie della città fino a farlo morire. Voi immaginate che tipo di morte. Bene, il protagonista di questa vicenda, proprio per tornare ai nessi, viene processato dopo la guerra qui a Brescia, dopo la seconda guerra mondiale, assolto, e siccome aveva dei gradi militari, alla sua morte c'è un picchetto armato delle forze armate che gli rendono onore. Ma accanto alla violenza squadristica c'è molto presto ancora una violenza istituzionale. Per esempio la disarticolazione di tutte le amministrazioni socialiste o comunque antifasciste, non fasciste della nostra provincia negli anni che vanno dal 23 al 24 avviene attraverso i prefetti che mandano dei loro rappresentanti nei comuni, di fatto creano le condizioni per azzerare le amministrazioni democraticamente elette, danno vita a nuove elezioni organizzate in maniera molto puntuale e con pressioni molto forti, per cui le amministrazioni vengono conquistate dal fascismo. Negli anni successivi la politica repressiva del fascismo è una politica estremamente sofisticata. Mussolini, in un discorso che tiene, il famoso discorso dell'ascensione nei primi mesi del 1927, è un discorso citatissimo negli studi storici, tra le altre cose parla proprio della repressione degli antifascisti e fa un'affermazione che credo trovi conferma negli studi storici. Dice: la repressione deve essere intelligente, non dobbiamo creare dei martiri a vanvera, deve essere puntuale, colpire in modo giusto, chirurgico. L'apparato del repressivo del fascismo, che è coordinato, guidato, il capo della polizia è Bocchini. E Bocchini è un personaggio che opera a Brescia negli anni 20 e è protetto di Turati, col quale ha un'interlocuzione, e poi assunge il ruolo di capo della polizia. È l'uomo che coordina la repressione. Ogni mattina va da Mussolini e presenta delle relazioni sullo stato dell'ordine, sulla presenza
di militanti o di movimenti o di piccoli gruppi antifascisti e coordina con lui i meccanismi repressivi. La ricerca di Ugolini, quando parla degli anni, fine anni 20, anni 30, e segue le vicende dei componenti di questo piccolissimo nucleo, perché non possono essere da piccolissimi gruppi. Tenete conto che le stesse indicazioni, per esempio, del Partito Comunista ai propri militanti che tornano dal carcere, dal confino, è di stare dormienti, perché sanno benissimo di essere soggetti a un controllo continuo. E se loro si attivassero, molti lo fanno disattendendo le indicazioni e, come dire, diventano il filo conduttore per andare a colpire piccoli gruppi, cellule che nascono in giro per l'Italia. Quindi questi antifascisti militanti attivi si muovono in un contesto estremamente problematico, estremamente difficile. Il quartiere, certo, è un terreno che pure all'interno di una città fascistizzata, di un regime consolidato e con una presenza ubiqua, offre dei margini. Intanto sono persone che vivono qui, che sono conosciute, che conoscono benissimo il quartiere, che quindi possono muoversi con una attenzione per evitare nei limiti del possibile i colpi della repressione. È una attenzione che nasce da subito, sono le condizioni che obbligano a far questo. Ricordo che quando la Casa del Popolo viene smantellata, venduta ad Annunzio, con i soldi che però vengono recuperati si dà vita ancora a delle presenze, come dire, di riferimento organizzato. Prima è un'osteria, poi viene acquistato uno stabile in via Tagliaferri che fino al 26 resta sede di riunione, di incontro. Per evitare di essere colpiti dai fascisti entravano e uscivano osservando l'entrata e l'uscita degli studenti della scuola Moretto, che allora era localizzata lì vicino, perché sapevano che altrimenti sarebbero stati immediatamente individuati nei loro movimenti. Lo stesso devono fare coloro che negli anni del fascismo imperante tengono, come dire, ferme le proprie convinzioni e cercano di attivare delle microcircuiti di opposizione. Non si può far molto, si tengono i collegamenti, qualche volta si fa un'iscrizione sul muro, si distribuisce un foglio clandestino. Tenete conto che solo far questo significava rischiare anni e anni di confino, ma anche il carcere. E quindi da questo punto di vista, proprio seguendo il gruppo dell'Angelo, i suoi componenti, la loro attività, emerge questo dato, la storia del quartiere, che resta comunque un ambito, se non protetto, comunque non ostile, e la difficoltà che questi uomini si trovano a vivere. Piccole cose, ma di grande significato. Chi fa questa scelta in quegli anni sa di mettere in gioco non solo il proprio destino personale. Sono uomini che hanno moglie, figli, e questo significa perdere la relazione con i propri cari, perdere il lavoro. A volte essere costretti ad andare via, perché per esempio Abbiati, che è citato nei collegamenti che vengono instaurati, tornando al confino non può tornare a Brescia, viene mandato a Milano. Un altro aspetto, anche questo sul quale era inevitabile, tu non fai riferimento, lo smantellamento delle organizzazioni socialiste, comuniste, sindacali, passa attraverso la repressione. È perché nel 26-27, fine 26, primissimi mesi del 27, il quadro militante e dirigente socialista e comunista viene tutto preso e mandato al confino. Ma in precedenza quanti avevano dovuto abbandonare le fabbriche, le case, andare in altre città, emigrare, perché le condizioni non consentivano più di sopravvivere? Si spiega in questo modo perché poi, dopo la guerra, la difficoltà incontrata dalle organizzazioni operaie, socialiste e comuniste. Devo partire ex novo,
ricostruire un terreno che è stato completamente bonificato. I cattolici, ma non lo dico politicamente, è una constatazione, anche coloro che non si erano identificati con il fascismo, che erano avversi al fascismo, avevano potuto nell'arco dell'intero ventennio mantenere dei collegamenti, delle relazioni, delle attività associative dentro le istituzioni religiose, che erano, come dire, tranne alcuni momenti particolari, al riparo dalla repressione del regime. E questo è un altro elemento che in questa ricerca emerge con forza. Cioè il fatto che il fascismo è qualcosa che sradica tradizioni. La ripresa da noi è molto più difficile proprio perché, a differenza di altre città o altre province del nostro paese, la tradizione di sinistra non era radicata in un arco di decenni, ma si era consolidata, radicalizzata e, come dire, inserita nel contesto locale per uno spazio di tempo breve. La preguerra, qualche cosa, e poi quei 2-3 anni del dopoguerra. E quindi quando sono stati allontanati i dirigenti, i quadri, i militanti e via dicendo, è chiaro che ricostruire diventa molto più difficile. Però questa minuzia con cui Ugolini ripercorre le trame, la difficoltà di queste relazioni, gli arresti, gli invii al confino, è testimonianza di questo dato, è testimonianza di che cosa abbia significato anche in termini, come dire, di costi familiari, personali, relazionali. Andare a leggere le carte del confino degli antifascisti è uno spaccato terribile. Il fascismo si avvale come strumento repressivo antifascista non solo degli arresti del confino, ma del ricatto quotidianamente esercitato sui familiari. I fascicoli personali degli antifascisti al confino sono pieni di migliaia di lettere di mogli, figli e madri che, ridotte alla miseria perché se il marito o il figlio andava al confino non avevano più cespiti di resistenza, che invocano aiuti, che invocano addirittura i loro familiari di cedere perché loro non possono andare avanti. È veramente una pagina terribile che ci aiuta a capire il merito e il significato della resistenza di questi uomini. Sì, appunto, si parlava delle diverse maglie, aspetti della repressione che avrebbe dovuto essere quantomeno dagli anni 30 in poi gestita in maniera intelligente, e in effetti quello che emerge nella lettura delle carte di polizia, soprattutto successiva appunto agli anni 30, è una sorta di dualismo vissuto spesso anche male tra due soggetti che sono comunque due soggetti che il fascismo si porta con sé per tutta la sua durata, che è quello dell'anima più movimentista della cosiddetta rivoluzione fascista e quella più istituzionale. Due elementi che spesso vanno di pari passo, ma spesso interagiscono anche in contrasto tra loro. E a mio avviso un esempio che ci riporta appunto nelle vie, nel quartiere nostro di riferimento del Carmine, è costituito dal Circolo Balbo, dal Circolo Rionale Balbo, che è posto appunto tra via Battaglia e Contrada del Carmine, nelle intenzioni ovviamente del fascismo, come d'altronde tutti i circoli rionali, avrebbe dovuto prestare assistenza, socialità, andando un po' anche a sostituirsi a tutto quel tessuto sociale, politico di cui abbiamo parlato prima, molto attivo fino agli anni 20, che ovviamente col fascismo viene sradicato. In realtà quello che emerge, quel poco che emerge dalle carte di polizia di questo circolo rionale, è soprattutto l'assoluta arbitrarietà e aggressività di questo circolo, che probabilmente diventa un baluardo fascista all'interno di un enclave da sempre antifascista, e per questo deve utilizzare quotidianamente metodi sempre più radicali che magari cozzano anche con quel clima di
artificiale tranquillità imposta ovviamente dal regime e dalla repressione. E non è un caso che questo circolo rionale soprattutto emerge nei primi anni 40, cioè nel pieno della guerra, quando ovviamente la guerra porta un assoluto peggioramento della condizione di vita degli strati sociali più deboli, e non solo, il freddo, la fame, e quindi negli anni 40 si comincia a assistere comunque a un decadimento, a uno sgretolamento del rigore e dell'interesse del popolo nei confronti del fascismo, ammesso che non inizi già prima, e questo si manifesta inizialmente con mobilitazioni assolutamente apolitiche, ma semplicemente volte, guidate spesso da donne, per avere un pezzo di legna, un pezzo di pane. E a fronte quindi di un malcontento che cresce, che sta montando nei confronti del fascismo, parallelamente cresce il ritorno allo squadrismo, dove questi circoli rionali diventano appunto il punto principale di presenza nei quartieri, soprattutto i quartieri che per loro sono considerati più a rischio. E non è un caso che c'è anche un ritorno alle purghe, e paradossalmente quasi in maniera ancora più aggressiva, se ciò si può dire, rispetto agli anni 20, tant'è che mi è capitato appunto a seguito di un'azione di questo tipo, quando questo gruppo, alcune squadracce uscite da questo circolo rionale, somministra delle purghe oleose al gestore di un bar per il semplice fatto di non essersi alzato o di non manifestare tutto il proprio rigore fascista. E parallelamente ci sono carte che denunciano, uno, l'arbitrarietà di questa azione, e due, anche la pericolosità, perché paradossalmente siamo in tempo di guerra, anche l'olio di ricino manca, ma come buona parte dei generi alimentari manca anche quello, e quindi per sostituire l'olio di ricino spesso vengono utilizzate delle purghe oleose, minerali, molto nocive, e quindi ci sono carte di polizia che sottolineano proprio la pericolosità di come tante persone debbano ricorrere anche per 4-5 giorni alle cure dell'ospedale a seguito di queste purghe. E l'arbitrarietà, quindi la violenza, ma anche l'arbitrarietà. C'è un caso che denuncia proprio questa cosa, di un fermo totalmente arbitrario di un cittadino, fermato, bastonato per motivi apparentemente politici, quando poi la polizia stessa che denuncia come in realtà dietro questo fermo non ci fossero moventi politici ma sentimentali, semplicemente per un caso di adulterio. E non è casuale infatti che comunque questo circolo rionale diventa molto inviso, e in tutta una serie di testimonianze non verificabili poi dalle carte, ma perché il momento è molto concitato, del 26 luglio del 43, si fa cenno a un corteo, un piccolo corteo che parte dall'OM, che è con l'obiettivo proprio di recarsi al circolo rionale Italo Balbo nel Carmine per distruggerlo, poi non ci riesce, quindi confluisce in quello che è il corteo più grosso, che poi verrà sciolto dai carabinieri in Piazza Vittoria. E comunque questo è emblematico di come la repressione fascista si modifica, ma tutto sommato resta sempre uguale a se stessa, con queste anime che convivono, si scontrano e che di volta in volta, a seconda della contingenza, vengono scongelate, e a seconda ovviamente dell'utilità. Ma credo che si siano forniti molti elementi, per cui a me sembrerebbe interessante, se ci sono delle domande, poter approfondire, chiarire aspetti del libro che si presta molto a ulteriori considerazioni.